Bella a tutti ragazzi, c'è Iflex che vi parla ed oggi siamo tornati in un video aggiornamento con il vecchio pazzo volante. Allora, per questo video vi chiedo di raggiungere i classici 75 like perché ho veramente tantissime notizie da darvi, veramente tantissime novità e quindi partiamo subito. Allora, partiamo subito. E allora, vi ricordate l'ultimo video che ho fatto per quanto riguarda l'aggiornamento? Abbiamo detto che aggiungevano lama, mansione e poi abbiamo parlato anche del nuovo minigame. E allora, per quanto riguarda mansione e lama, sono confermate al 100%. Il minigame non ci hanno dato notizie, però credo che comunque lo aggiungono. Per quando, allora, il minigame e le build battle, se ve lo chiedete. Però ora parliamo delle altre cose che aggiungeranno. Allora, come prima cosa, ci sarà come prima cosa un aggiornamento della seconda mano. Infatti possiamo anche inserire il drop. Non mi ricordo come si chiama in questo momento, raga, cioè, è incredibile, me lo dimentico sempre. Quella specie di manichino che si trova nella mansione, praticamente ha la funzionalità che è di resuscitarvi. Cioè, se voi ad esempio morite da un luogo alto, vi uccide qualche zombie, qualche mob, voi attraverso questa specie di marionetta potete resuscitare. Adesso non mi ricordo il nome preciso, però credo che abbiate capito. E questo lo possiamo inserire anche nella seconda mano. Quindi verrà un pochino aggiornata. Poi aggiungeranno anche, come altra grandissima novità, abbiamo l'aggiunta di un nuovo mob. Abbiamo l'aggiunta del pappagallo. Allora, questo pappagallo potrà essere di diversi colori. Finalmente stiamo rimanendo a passo. Stanno facendo tantissimi aggiornamenti, perché praticamente l'aggiornamento che è uscito una settimana fa era, diciamo, una specie di antipasto, ecco, come possiamo dire. Mentre l'aggiornamento che uscirà tra un paio di giorni, non molto tempo, sarà un aggiornamento veramente molto molto grosso. Quindi stiamo dicendo che aggiungeranno questi pappagalli di molti colori. E poi ci sarà un altro grandissimo aggiornamento, ovvero aggiungono i letti colorati. Quindi GG veramente per la 4G Studios, che aggiunge finalmente questi letti colorati. E finalmente ce l'abbiamo anche noi. Però non è finita qui, ora andremo a parlare del Combat Update. Allora, per quanto riguarda il Combat Update, dobbiamo dire che la 4G Studios non lo aggiungerà in questo aggiornamento, però la 4G Studios ci ha detto che sta lavorando insieme anche alla Mojang per implementare il sistema di combattimento nella console. Quindi stanno lavorando molto perché hanno un problema principale. Allora, noi possiamo notare che il joystick ha dei pulsanti contati, mentre la tastiera ha molti più pulsanti. Quindi la 4G Studios non sa come appunto inserire questo sistema di combattimento e come utilizzarlo bene. Quindi è questo il problema principale, perché mancano dei tasti al joystick, ci sono molto di meno rispetto a quelli che abbiamo su PC. Quindi questo è il problema principale. Però, se ci riescono, forse al prossimo aggiornamento aggiungeranno la seconda mano ed anche, ovviamente, il nostro amatissimo scudo, perché non ne possiamo più degli scheletri che con una freccia ci tolgono tutta la vita. Quindi, se aggiungeranno il sistema di combattimento, aggiungono questo benedetto scudo. Finalmente ci siamo arrivati. Poi un'altra cosa che dovrebbero aggiungere in questo nuovo aggiornamento sono le uova dei cavalli scheletri, le uova dei cavalli zombie. Quindi queste qua, raga, sono tutte le novità per quanto riguarda il prossimo aggiornamento. Quindi mi raccomando, condividete il video a tutti i vostri amici per informarli di queste notizie. Ricordo di lasciare un like, un commento, iscrivetevi al canale. In descrizione troverete la pagina Telegram. Mi raccomando, passateci perché lì pubblico il link dei video subito quando esce. E niente, raga, Dai Flex è tutto. Bella!